Abbiamo risposto alla domanda dove con il concetto di decentralizzazione e di sistema open source. Adesso però dobbiamo rispondere alla domanda chi. In particolare in un sistema di scambio file come può essere BitTorrent, non è importante chi ha modificato i file, chi ci sta mandando una canzone, chi ci sta mandando un video, è del tutto irrilevante. Se ognuno di noi tiene alcuni pezzi di informazione, non è importante sapere chi è l'autore dei cambiamenti in questa informazione. Non ci interessa sapere che un film è stato effettivamente messo in rete da questa o quell'altra persona. In un sistema informatico invece che deve gestire dello scambio di valore, dello scambio di soldi, non è così semplice. La domanda chi diventa fondamentale. In particolare è molto importante sapere che chi ha aggiornato il database, il ledger finanziario, magari togliendo dei soldi all'account che corrisponde a me e aggiungendo dei soldi all'account che corrisponde a lui, lo ha fatto sotto la mia supervisione e la mia autorizzazione. Altrimenti in un sistema come BitTorrent, dove ognuno tiene parti dei dati, ma dove non esiste un modo di certificare chi ha l'autorità di cambiare quei dati, chi ha l'autorità di aggiornare il registro finanziario, in un sistema del genere chiunque potrebbe sostanzialmente prendere i soldi di chiunque. Con l'oro fisico, per esempio, noi non possiamo con una mossa decidere che una certa pepita, un certo lingotto, una certa moneta si sposta da una mano e arriva nelle nostre mani. Invece con un registro distribuito dove non c'è nessuno a fornire un controllo centrale, ecco che ognuno di noi potrebbe diffondere una copia manipolata, alterata, diversa del registro, una copia diversa del libro contabile in cui il valore si è spostato da una persona a un'altra persona. Ecco che allora Bitcoin introduce una nuova tecnologia, non è ancora la tecnologia cosiddetta blockchain, è una tecnologia molto più vecchia che esiste dagli anni 80, addirittura un po' da prima, è una tecnologia che si chiama firma digitale. Sostanzialmente quello che succede è che ogni volta che una persona vuole cambiare il contenuto del registro finanziario che sta alla base di Bitcoin, quella persona deve anche firmare il cambiamento con un processo che si chiama firma digitale, che è un po' diverso dalla firma fisica che noi facciamo sui documenti, ma ha più o meno lo stesso obiettivo. L'obiettivo è che la firma sia facile da verificare per chiunque e sia invece difficile da replicare per chi non è in possesso, per esempio, della mia mano con la mia calligrafia. Nel caso della firma digitale si usa una tecnologia chiamata crittografia asimmetrica. Esistono sostanzialmente due grossi numeri. Uno di questi numeri si chiama chiave privata o segreto crittografico ed è un numero che noi abbiamo e dobbiamo tenere protetto, dobbiamo tenere assolutamente privato. E poi esiste un altro numero chiamato chiave pubblica, che è una sorta, diciamo così, di indirizzo pubblico. Anche se non è una metafora corretta, potremmo dire che la chiave pubblica è un po' come l'IBAN di un conto bancario o l'indirizzo email di una casella di posta elettronica. Questo numero pubblico deve essere conosciuto da chiunque ci voglia mandare del valore. Mentre il numero privato, il numero segreto, è l'unica cosa che permette invece di spostare quel valore. Come? Esiste una relazione matematica tra questi due numeri che funziona in modo tale da permettere a chiunque di noi che sia in possesso della chiave privata di prendere una dichiarazione, un testo, un messaggio e di firmarlo, ovvero di applicarci una funzione matematica che viene fatta sulla base del nostro segreto e che produce una cosa che in crittografia si chiama testimone, che è una firma sostanzialmente, può essere verificata da chiunque abbia a disposizione il testo e la nostra chiave pubblica, ma senza condividere con loro la nostra chiave privata. Quindi noi possiamo detenere un segreto associato al nostro indirizzo pubblico che ci permette di modificare chi ha che cosa nel registro finanziario di Bitcoin, ma senza che esista una parte centrale. In PayPal o in Visa, in Venmo, non esiste assolutamente necessità di questo tipo di tecnologia avanzata. In PayPal esiste un server centrale che decide chi può transare e quando può transare e noi ci connettiamo dando il nostro nome utente e la nostra password, ma non serve la crittografia a due chiavi. Invece in Bitcoin è una necessità che viene introdotta, ma non soltanto nel sistema Bitcoin, viene introdotto anche in sistemi precedenti a Bitcoin, per esempio eCash nel 1990 viene creato come un sistema di scambio di valore sulla base della crittografia a chiave pubblica. Quindi non è niente di nuovo, niente di inventato da Satoshi Nakamoto nel 2008, è qualcosa di preesistente, anche se di molto importante. Qui capiamo appunto che il termine blockchain non è l'unico termine importante nel campo della tecnologia che sta sotto Bitcoin. La firma digitale o digital signature è altrettanto importante ed è un pezzo
fondamentale che risponde alla domanda: chi può muovere questi bitcoin? È interessante notare che mentre la risposta alla domanda dove prevede una apertura sostanziale, una condivisione, cioè tutti devono avere le informazioni di tutti, la decentralizzazione e l'open source sono delle caratteristiche che permettono a tutti di pubblicare informazioni, di condividere informazioni. Invece la risposta alla domanda chi prevede la necessità di conservare molto segretamente una certa informazione, un po', se vogliamo, l'opposto dell'open source e della decentralizzazione, della condivisione, del file sharing. La sicurezza di Bitcoin dipende sia dalla distribuzione del programma Bitcoin e del suo sorgente e dei suoi dati, del suo registro finanziario, sia anche dalla conservazione in assoluto segreto, in assoluta sicurezza, delle chiavi private dei singoli utenti. Abbiamo detto che queste chiavi private sono collegate da una funzione matematica unidirezionale all'indirizzo pubblico di Bitcoin. L'indirizzo non è propriamente una chiave pubblica, l'indirizzo Bitcoin è, diciamo così, l'impronta crittografica di una chiave pubblica, e non possiamo veramente dire che un indirizzo Bitcoin assomiglia all'IBAN di una banca, perché l'IBAN di una banca viene usato ripetutamente, mentre gli indirizzi Bitcoin devono essere utilizzati per motivi di sicurezza una volta sola, vengono dati al pagante per pagare e poi vengono dimenticati fino a che vengono spesi, e la volta successiva verrà utilizzato un nuovo indirizzo per richiedere altri Bitcoin. Quindi sono come dei codici IBAN a utilizzo singolo e sono delle tracce crittografiche della chiave pubblica, per semplificare un pochettino. Questo però implica che sia necessario passare da discipline come quelle che abbiamo visto nei primi video di storia della moneta, di economia, di finanza, di politica, a discipline molto tecniche che sono quelle correlate alla sicurezza informatica. Per riuscire a utilizzare Bitcoin in sicurezza, o per permettere ai propri utenti di utilizzare Bitcoin in sicurezza, i singoli utenti o le imprese che stanno facendo prodotti e servizi su Bitcoin devono addentrarsi nel meandro della cyber security, ovvero di tutte quelle tecniche e di quelle strategie che permettono di tenere nascosta questa chiave. Se qualcuno ha la vostra chiave privata, qualcuno può muovere i vostri Bitcoin pretendendo di essere voi senza che nessuno possa fermarlo, perché non esiste un nome legale associato a un singolo indirizzo Bitcoin e non esiste una richiesta di documenti prima di muovere Bitcoin. Chiunque, per sua natura, può scrivere su questo registro decentralizzato. Soltanto chi ha la chiave può muoverli. Questo significa che se voi perdete la vostra chiave perché la nascondete troppo bene, così bene che neanche voi la potete più trovare, non potete più muovere i vostri Bitcoin. Non esiste un servizio clienti da chiamare, non esiste una domanda di sicurezza d'emergenza. Se voi non avete più quella chiave, i vostri Bitcoin non possono essere più mossi. Un po' come se voi perdete una pepita d'oro, non potete appellarvi a nessuno per poterla riavere. L'avete persa, non l'avete più. Quasi come un oggetto fisico. Allo stesso modo, se lasciate una pepita d'oro sul bancone di un bar e vi allontanate, molto probabilmente quella pepita d'oro non la ritroverete più al vostro ritorno. Questo è molto diverso, se ci pensate, da un sistema bancario o da un sistema di pagamenti online centralizzato. In quei casi potete sempre chiedere aiuto, un backup qualora perdiate la chiave, o potete sempre chiedere di annullare una transazione qualora qualcuno vi abbia, per esempio, rubato una carta di credito. Bitcoin garantisce molta libertà, ma questa libertà arriva al prezzo di molta responsabilità. Sostanzialmente l'utente deve imparare a gestire le proprie chiavi. È un tipo di competenza che sfocia addirittura nell'elettronica, nel caso in cui usiamo dei dispositivi chiamati portafogli hardware wallet, che sono dei dispositivi che tentano di diminuire le superfici d'attacco tramite le quali entità esterne possano, per esempio, venire a conoscenza delle nostre chiavi private.